e le più discusse, le comunicazioni di trapassati attraverso un medium, ottenute per scrittura automatica, per automatismo parlante e per voce diretta, sono le più numerose e le più discusse. Franco Lanari, grande amico di chi scrive, ha curato molte comunicazioni giunte attraverso la medium Gianna. Eccone due. Entità, 8 febbraio 2001. Io sono il sacerdote di Casale Marittima, quello che hai conosciuto quando eri bambina. Si rivolge al mezzo, Gianna. Molte volte sei venuta in chiesa al catechismo. Mi ricordo che avevi molta fiducia in quello che ti diceva il Signore nel tuo cuore. E vorrei ricordarti che sei sulla buona strada, se continui a crederci, non ti scoraggiare. Domanda, quando sei morto? Entità, sono morto tanti anni fa, tu allora abitavi a Cascina. Da allora sono passati circa 30 anni. Ma so che ti sono rimaste nel cuore alcune situazioni che hai vissuto all'ombra del Signore, che allora ti sembrava forse più vicino, perché era il tempo della prima comunione e cresima. Domanda, e ora dove sei? Non ti dovrai reincarnare? Entità, sono in un mondo fatto di una luce blu intensa e mi circonda con il suo fluido un po' denso, ma è una situazione piacevole. Forse sono già nel grembo di qualcuno, perché penso che questo blu che mi circonda sia acqua, liquido amniotico. Sto forse rinascendo? Domanda, cioè mi vuoi dire che la tua individualità sta passando al nuovo nascituro? Entità, non ne sono così consapevole, però mi trovo bene. Spero allora di spendere questa vita imminente in modo che possa far vibrare qualcosa di buono nel mondo. Spero di riuscire, perché quello che ho lasciato era sicuramente molto diverso. Domanda, quando sei morto e come ti chiamavi? Entità, nel 1972 mi chiamavo Sandro. Adesso vi saluto. 8 febbraio 2001, sono Gemma. Sono stata e sono adesso circondata da colori forti e sento le vostre vibrazioni, che sono molto lucide e nette. Così vi voglio salutare e dire che mi fanno compagnia, perché le sento bene le vostre vibrazioni. Commento. Le comunicazioni dei trapassati, come tutti i fenomeni medianici, sono passati al vaglio di premi Nobel e di menti eccelse, che non sono mai giunte a conclusioni, se non quelle suggerite dal sentire.